Rilanciare la Toscana sul mercato del turismo dell'era post-Covid. Questo è l'obiettivo della prima grande call conference dedicata agli operatori regionali del settore. Un'iniziativa fortemente voluta dalla Regione in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Un confronto aperto per programmare quelle che dovranno essere le nuove offerte per la stagione estiva 2020. Mesi che si prospettano non facili per una regione che ha nel turismo una delle principali risorse economiche, ma che gioco forza dovranno essere quelli della ripartenza. Definire una strategia comune diventa così fondamentale. Quella della Toscana, visti anche i tanti interrogativi che riguardano gli arrivi dall'estero, sarà indirizzata ai viaggiatori italiani, con un focus speciale sulla generazione Z e sui millennials. Secondo gli studi effettuati in queste ultime settimane, sarebbe questo il target disposto a ricominciare per primo a viaggiare. In un secondo step, la campagna si estenderà anche al target famiglie e sessantenni. Siamo consapevoli che la stagione 2020 sarà diversa da tutte le stagioni che abbiamo promosso sinora. Le nostre proposte quindi difficilmente potranno essere simili a quelle degli strumenti classici del marketing territoriale, ma questa volta sempre di più dovremo trasmettere quello che la Regione Toscana tradizionalmente ha, ossia un luogo dove ci si prende cura dei propri ospiti, dove la sicurezza fa sentire la Toscana come luogo dell'anima, dove ci si può rigenerare anche in un momento difficile. E quindi siamo un luogo dove si è in grado di rispondere ai bisogni profondi dei nostri connazionali e perché no, degli stessi toscani. Abbiamo perciò messo a punto una campagna di promozione dove la forza del brand Toscana è a servizio degli operatori per la promo commercializzazione dell'ampia gamma di prodotti che la Toscana sa offrire: agenzie di viaggio, tour operator, agenzie turistiche, guide turistiche, ambientali, le terme, le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e i ristoranti. Vetrina Toscana potranno promuovere e caricare le loro offerte relativamente a degustazioni di cibo e vino, escursioni e tour, esperienze, pacchetti, terme e benessere, soggiorni brevi e lunghi. Tutto questo noi lo caricheremo e lo utilizzeremo nell'ambito della campagna che unisce la forza del brand alla forza di poter promo-commercializzare specifiche proposte. Le offerte degli operatori turistici potranno beneficiare del traffico generato dalla campagna di branding che la Regione Toscana sta per presentare e che mira a promuovere l'offerta turistica regionale nel post-emergenza Covid. Gli operatori hanno la possibilità di proporre le proprie offerte promozionali e commerciali per il 2020 iscrivendosi gratuitamente a make.visittascani.com seguendo le istruzioni. Parte con questa campagna la promozione per la prossima estate del 2020 della Regione Toscana. Parte con un obiettivo a portata di mano, la sollecitazione del racconto della Toscana ai toscani e se possibile all'estesa al paese. Sarà un anno diverso, sarà un anno nel quale il turismo di prossimità sarà la nostra occasione, sarà il momento per conoscere luoghi a portata di mano ma mai raggiunti, sarà il momento nel quale insieme a Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscano metteremo a disposizione degli operatori un sistema di comunicazione e di interazione fra loro. Ci sarà possibilità, sollecitazione per gli operatori del settore di raccontare con una narrazione propria e autonoma i loro prodotti, i loro luoghi, le nuove destinazioni di viaggio, individuare in qualche modo una sollecitazione nella quale il racconto complessivo della Toscana possa emergere per testimonianza, volontà ed esperienza dei nostri operatori. Nella città metropolitana di Firenze, cuore pulsante del turismo toscano, sono i numeri a parlare e a far capire quale impatto avrà sull'economia dei territori il primo periodo post-Covid. Nella sola area fiorentina ci sono quasi 4.000 esercizi tra alberghi, strutture extra alberghiere e affittacamere, un panorama variegato che passa da campeggi, agriturismi, ostelli e case vacanze, ma anche residenze d'epoca e rifugi montani. Un settore, quello turistico, che occupa più di 3.000 operatori tra guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori, senza dimenticare le 347 agenzie di viaggio.